ragazzi, buongiorno. Oggi cominciamo a fare questa lezione di extension e quindi oggi volevo parlare con voi dell'effetto cannuccia. D'accordo che ci sono un sacco di novità, capelli senza più cheratina, capelli sciolti con questi nuovi collanti che attaccano i capelli una volta, ma oggi volevo letteralmente raccontarvi questa storia. L'effetto cannuccia è un problema comune dell'estensione dei capelli e si riferisce alla formazione di una bolla d'aria tra la ciocca e l'estensione dei capelli naturali a cui viene applicata. Tanta gente, quando cadono le ciocche dopo poco tempo, danno sempre la colpa al prodotto. Invece non è vero. Voglio sfatare questa cosa qua, che è la manipolazione che noi dobbiamo andare a creare, ma dobbiamo anche sapere come funzionano. Allora, la creatina, lei con il calore fluidifica, ma poi si solidifica in pochi secondi. In quel momento che noi andiamo ad applicare, io adesso proverò a disegnarvelo, così almeno cerchiamo di sfatare che i capelli a cheratina vanno male, invece i capelli a cheratina vanno benissimo, hanno un grande margine di lavori. Come tutte le cose, c'è la novità, tutti vogliono la novità, però si scordano le basi, perché la base, anche sulla novità, è uguale, identica, spiccicata. Cambia solamente la forma. Invece di essere a cilindro, invece di essere piatta, è a capello unico. Attraverso la manipolazione noi possiamo fare anche 10 microciocche applicando una ciocca. Allora, questo problema si verifica durante il montaggio delle ciocche e può portare alla perdita delle ciocche stesse dopo pochi lavaggi. Allora, quando noi andiamo a creare il cilindro, specialmente e non tanto quello piatto che è più spesso, noi avremo dei capelli intorno a questa ciocca a cilindro che con qualche lavaggio sono solamente quelli esterni per creare una stabilità. Proseguendo, se il polimero non viene fuso completamente e uniformemente, può formare una bolla d'aria tra i capelli naturali e l'estensione. Questo si può risolvere con la punta spingere. Se noi sentiamo rigido, va bene, ma se è morbido c'è questa bolla. E come possiamo risolverlo? Riscaldando nuovamente e rifare la manipolazione. Allora, per evitare questo problema è importante che l'operatore che applichi l'estensione faccia molta attenzione durante il montaggio e il polimero utilizzato per attaccare l'estensione ai capelli sia adeguatamente fluido. Inoltre è importante che il polimero venga fuso uniformemente e completamente attaccato sia ai capelli naturali che all'estensione per evitare la formazione di bolle d'aria. Allora, io adesso faccio inserzione, se riesco a farlo vedere, pigio un pochino di più, vediamo un attimo se... Ok, perfetto. Si vede? Sì, perfetto. Quindi noi abbiamo tutti questi capelli che stanno dentro, ok? Nei punti o centrali o anche esterni si creano dei vuoti. Quindi quello che dobbiamo fare nel momento che montiamo una ciocca di extension, dobbiamo fluidificare bene i capelli. Allora, questi sono i capelli, ok? Dobbiamo far passare il polimero
tra un capello e l'altro, per poi avvolgerli come un foglio di carta. Allora, un foglio di carta improvvisando, nel senso, sto spiegando il meccanismo. Allora, prendiamo un foglio di carta qua. Nel momento che noi faremo il movimento, questo foglio, che sono i capelli, deve prendere su se stesso, ok? Benissimo. Poi faremo una prova anche con la pupetta. Ok? Vedete questo movimento di arrotolamento è fondamentale. Nel momento che c'è del vuoto, noi spingiamo e lo sentiamo, ma per non far quello dobbiamo sempre avere nella nostra mente la fluidificazione di questi capelli. Nel momento che li abbiamo fluidificati, facendo il movimento con la mano, adesso metterò questa pupette e prenderò una ciocca, adesso la prendo molto grande. Allora, nel momento che noi abbiamo appoggiato la macchina e la ciocca, faremo questo movimento prima a destra e poi a sinistra. Sono due proprio secondi, ma la cosa importante, la ciocca non deve essere girata, deve essere piatta. I capelli devono essere tutti ben pettinati, mantenendo sempre in trazione. Tanti hanno sempre mal dei reni perché stanno così, ok, senza appoggiare un dito e non ti vengono il mal di reni. Quindi nel momento che noi fluidifichiamo con pinze a caldo, a ultrasuoni, l'importante è fare il movimento di destra-sinistra. È finito, ok? Poi ve lo faccio vedere più nel dettaglio. Vi aspetto nell'aula. Abbiamo questo corso online a 99 euro, una giornata di lavoro di 6 ore. Partiamo la mattina alle 9 fino all'1 e andremo a studiare tutta la parte teorica, e poi nel pomeriggio dalle 2 alle 4 monterò un'estensione insieme a voi. Se avete la testina a casa possiamo interagire benissimo. Quindi vi aspetto in aula.